Ma Jonathan, una luce? È un mistero. Due luci! Corri! Prendi! Il fuoco fitto è allineato se serve. Bisogna approfittare della luce quando si accende. Ma se tra... Perché fra un po' si spegnerà. E allora cosa di notte? E allora noi corriamo là. Con l'histoire. Dunque la storia. Si tu veux te faire une idée de ce qu'est le hasard. Se vuoi farti un'idea di quello che è il caso. Et à quel point il est important dans la littérature. E a che punto, a quanto è importante in letteratura. Imagine un transatlantique des années 30. Immagina un transatlantico degli anni 30. De ces transatlantiques où il y avait des salons avec des orchestres. Di quei transatlantici che hanno i saloni con l'orchestra. Où les gens dansaient toute la nuit. Dove la gente ballava tutta la notte e la luce lì. Et alors, imagine un type. E dunque immagina un tipo. Qui a dansé toute la nuit. Che ha ballato tutta la notte. Il est fatigué. Stanco. Il décide de sortir prendre l'air sur le pont du transatlantique. Decide di uscire sul ponte a prendere, a respirare sul ponte del transatlantico. Alors il sort sur le pont. Allora esce sul ponte. Il va à la poupe du bateau. Va alla poppa della nave. L'arrière. Che è dietro. Défait son le papillon. Scioglie il suo papillon. Défait ses boutons manchettes. Slaccia i suoi gemelli. Retrousse ses manches. Rimbocca le maniche. Et respire l'air de l'océan Pacifique. E respira l'aria dell'oceano Pacifico. Voilà que l'océan Pacifique lui chatouille les narines. Ed ecco che l'oceano Pacifico gli solletica le narici. E notre amore éternue. Starnutisce. E les deux boutons de manchette. E i due gemelli della camicia. Deux diamants inestimables. Due diamanti inestimabili. Chacun une fortune colossale. Ognuno di loro una fortuna colossale. Et en plus de ça, deux souvenirs de famille. E per di più due ricordi di famiglia. Ils viennent de son arrière grand-père. Che provengono dal bisnonno, trisnonno, trisavolo. Tombe. Cadono. Dans l'océan Pacifique. Nell'oceano. E colano a piccolo. Par 28.207 mètres de fond. 28.207 metri di profondità. Le même homme. Lo stesso uomo. 6 mois plus tard. 6 mesi dopo. À New York. A New York. Ça c'est Marilyn Monroe, c'est pas... Ah, ça c'est Marilyn, si. New York. New York. Si, ma l'ho fatto. 6 mois plus tard. 6 mesi dopo. Entre dans un restaurant de poissons. Entra in un ristorante di pesce. Con il pesce. Et lui demande, Monsieur, voulez-vous que je vous le prépare? E gli chiede, Signore, vuole che glielo prepari? Lui dit, non, en fait rien, je le prépare moi. No, grazie, preparo io. On lui pose le poisson sous les yeux. Allora gli mettono il pesce sotto gli occhi. Il prend sa fourchette. Lui prende la forchetta. Son couteau. Il coltello. Apre. Le poisson. Il pesce. Et les boutons de manchette et ne s'y trouvaient pas. Et i gemelli non